L'inchiesta sul dissesto al comune di Potenza, in 17 finiscono a processo tra imprenditori ed ex amministratori. Ammonta a quasi mezzo chilo il quantitativo di droga sequestrata dalla Guardia di Finanza nel Materano. Sono di nuovo in stato di agitazione i dipendenti delle autolinee liscio, avanzano 3 mensilità e la 13ª. Nel reparto di neonatologia del San Carlo di Potenza, mamma e bambino potranno coccolarsi con la marsupioterapia grazie alle poltrone donate dall'associazione Cucciolo Onlus. Spazio poi ai play-off di Serie C. Dopo aver eliminato il Rende, il Potenza domani sera affronterà la Virtus Francavilla nel match che deciderà l'accesso alla fase nazionale. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla nuova TV. Lo avete sentito dai titoli nel nostro TG di oggi. In apertura c'è la cronaca giudiziaria con l'inchiesta sul dissesto al comune di Potenza. In 17 finiscono a processo tra imprenditori ed ex amministratori. Sentiamo tutti i dettagli da Fabrizio Di Vito. Il GUP del Tribunale di Potenza ha rinviato a giudizio 17 persone nell'ambito dell'inchiesta di Sestopoli relativa al crack finanziario del comune di Potenza. A processo, tra gli altri, vanno l'ex sindaco del capoluogo lucano Vito Sant'Arsiero, il presidente del COTRAB Giulio Ferrara, l'ex presidente del Consiglio regionale Francesco Mollica e l'imprenditore Nicola Uletta. I reati contestati a vario titolo sono truffa aggravata, turbativa d'asta, corruzione, falso ed abuso d'ufficio. L'inchiesta, culminata nel giugno dello scorso anno con diverse misure cautelari, riguarda il dissesto finanziario del comune e l'affidamento del servizio di trasporto pubblico al consorzio COTRAB da parte della regione Basilicata. Il primo filone investigativo ha riguardato soprattutto la gestione del contratto di appalto tra il comune di Potenza e la cooperativa Ariete per l'affidamento dei servizi di pulizia delle strutture dei locali del comune e dei servizi di pulizia, custodia e vigilanza di molte palestre, impianti sportivi e bagni pubblici. La cooperativa, secondo l'accusa, avrebbe incassato molti più soldi rispetto alle prestazioni erogate attraverso il riconoscimento di ore di lavoro fittizie, come quelle prestate per l'assistenza ai bagnanti della piscina comunale o per la vigilanza all'interno del parco Elisa Claps, anche dopo il subentro di un'altra ditta. Il danno contestato per la parte non coperta dalla prescrizione di circa 500.000 euro. La ditta Facility di Auletta invece sarebbe stata agevolata illecitamente nel conseguire l'affidamento del servizio di gestione degli impianti tecnologici presso il Tribunale di Potenza. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 4 novembre. Ancora cronaca, ammonta quasi mezzo chilo il quantitativo di droga sequestrata dalla Guardia di Finanza in provincia di Matera nell'ultimo periodo. I militari delle Fiamme Gialle hanno fatto in totale 59 operazioni con 62 sequestri di stupefacenti. In particolare, i controlli, attuati spesso con unità cinofile, hanno portato alla scoperta di hashish, marijuana e cocaina. 3 persone sono state arrestate, 6 denunciate a piede libero per spaccio e altre 53 sono state segnalate alle prefetture come consumatori di droga, che è stato colto alla guida di autoveicoli sotto l'uso di sostanze stupefacenti, ha subito l'immediato ritiro della patente. Passiamo alle notizie dal mondo del lavoro, perché sono di nuovo in stato di agitazione i dipendenti delle autolinee liscio. Il motivo? La mancata erogazione di 3 mensilità e di una 13ª. Nel servizio di Michelangelo Russo la denuncia della FIT CISL. Sentiamo. La segreteria regionale della FIT CISL si dice amareggiata per quanto accade in quella che qualche anno fa era la società di trasporto lucana più grande, ovvero la società Giuseppe Liscio SRL. La situazione per i dipendenti della Liscio, sottolinea il sindacato, ormai è insopportabile, considerato che ad oggi i lavoratori ancora non hanno percepito la 13ª mensilità 2018, le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2019, oltre ai premi di risultato 2016, 2017 e 2018. Da questi dati si rileva
facilmente la ormai mancata capacità economica dell'azienda. Tuttavia, la società Liscio, denuncia il comunicato della FIT, percepisce fondi di riferimento pubblici per pagare i lavoratori e poi svolge tutta un'altra serie di attività esterne alla gestione del trasporto pubblico locale. Inoltre, nessuno muove un dito per porre rimedio ad una situazione vergognosa, compreso il COTRAB, che è il titolare dei servizi svolti. Ad aggravare il quadro, continua il sindacato, c'è la gestione creativa di chi dirige, per modo di dire, l'azienda, che oltre a violare ogni norma, finanche la Costituzione italiana, ha deciso di pagare lo stipendio solo a chi gliene fa esplicita richiesta, e tutto questo solo per creare una sudditanza psicologica nei lavoratori, degna del peggior caporalato post-industriale e anche peggio di quello operato sino a qualche anno fa in agricoltura. Nei giorni scorsi il presidente Bardi ha visitato i locali aziendali della società. Chissà se lo stesso, si interrogano i sindacati, era a conoscenza della situazione dei lavoratori o se gli è stata rappresentata da chi, seduto nella sua stanza, mette in crisi la serenità di 150 famiglie. La richiesta al presidente del COTRAB è dunque quella di avviare le procedure previste dal contratto di servizio pubblico in essere per i casi così drammatici. L'appello è rivolto anche al neo assessore Donatella Merra affinché blocchi questi atteggiamenti che procurano un danno enorme ai lavoratori e alle loro famiglie, costretti a ricorrere a prestiti personali erogati da conoscenti. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie ha impugnato la legge regionale sul raddoppio dell'eolico in Basilicata. Accolte le osservazioni del Movimento 5 Stelle, la richiesta di impugnare la legge emanata in regime di prorogazio e dunque incostituzionale perché viola gli articoli 117 e 123 della Costituzione italiana che regolano le norme in materia energetica del Paese e la stessa disciplina delle eventuali fasi di prorogazione regionali. Con l'accusa di danneggiamento e tentata violenza privata, i carabinieri hanno posto ai domiciliari un 55enne su ordine della Procura della Repubblica di Matera. I fatti risalgono al luglio 2013, quando l'uomo diede fuoco a diversi cassonetti per la raccolta dei rifiuti di proprietà del comune, poiché non era stato assunto dalla società che gestiva il servizio. Il 55enne, a seguito della sentenza divenuta irrevocabile, dovrà espiare la pena residua di 2 anni di reclusione. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG Rivoluzione nella sanità lucana con blitz negli ospedali e massima trasparenza sugli affidamenti e quanto ha annunciato il neo assessore regionale al ramo Rocco Leone. Sentiamo Mara Risola. Procedure orientate alla massima trasparenza negli affidamenti di diretta competenza delle aziende sanitarie, anche nei casi di importi sotto soglia, attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. È la sintesi della lettera inviata dal neo assessore alla sanità, Rocco Leone, ai vertici delle aziende sanitarie lucane. Ma non è tutto. Annunciati anche blitz a sorpresa dell'assessore negli ospedali per verificare personale e struttura. È la rivoluzione avviata dall'assessore Leone, con la prima ispezione effettuata all'ospedale del suo comune, Policoro. Poi la questione degli affidamenti diretti.
La pratica degli affidamenti diretti, ha dichiarato Leone, ha creato profondi squilibri di mercato, sottraendo risorse economiche che potevano essere impiegate per rafforzare il comparto sanitario e garantire più servizi ai cittadini, anche in quelle aree territoriali trascurate dalle giunte di centrosinistra. I risparmi che riusciremo ad assicurare mediante la trasparenza amministrativa, ha aggiunto l'assessore, verranno investiti per rafforzare la medicina territoriale e le strutture ospedaliere. Una decisione che va a braccetto con la scarsa propensione alla prevenzione dichiarata dai lucani. In Basilicata, infatti, quasi 6 cittadini su 10 non ha fatto esami negli ultimi 2 anni e 2 su 10 dichiarano di aver rinunciato alle cure per questioni economiche. E quanto emerge dall'indagine Tech for Life, voluta da Confindustria Dispositivi Medici, Federazione di Confindustria. Il dato lucano, 21,4% sulla rinuncia alle cure per questioni economiche, è superiore alla media nazionale, dove solo il 17% dichiara di non potersi permettere cure e analisi. In Basilicata, infatti, sono il 46,4% dei cittadini dichiara di aver fatto negli ultimi 2 anni esami ed analisi di propria iniziativa contro il 62,6% della media nazionale. Si tratta inoltre del dato più alto a livello nazionale. Nel reparto di neonatologia del San Carlo di Potenza, mamma e bambino potranno coccolarsi con la marsupioterapia grazie alle poltrone donate ieri dall'associazione Cucciolo Onlus. Vediamo. Il contatto pelle a pelle dopo la nascita è un vero e proprio toccasana per i bimbi, in particolare quelli nati prematuri. Questa pratica, conosciuta come canguroterapia o marsupioterapia, migliora la loro salute con effetti duraturi. Il contatto con la cute materna funziona da incubatrice. Il respiro e il battito cardiaco della mamma, inoltre, aiutano a regolare quelli del bebè. 20 anni di studi confermano come questo metodo permetta ai prematuri di ricevere calore naturale e non artificiale, acquisendo prima dei neonati non trattati respiro e ossigenazione regolari. Anche nel reparto di neonatologia del San Carlo di Potenza è possibile praticare la marsupioterapia grazie alle 3 poltrone donate dall'associazione Cucciolo Onlus. Un acquisto reso possibile grazie ai proventi donati nel periodo natalizio da privati ma anche scuole. Un altro piccolo grande traguardo raggiunto dalle mamme della Cucciolo, che già pensano al prossimo regalo per i piccoli guerrieri della terapia intensiva neonatale. Ahimè, purtroppo le mamme sono sicuramente più di 3, quindi faremo in modo di poter acquistare altre 3 o 4 poltrone per fare la marsupioterapia. Vorremmo acquistare un monitor da trasporto, perché necessitano comunque tantissimi elettromedicamenti di nuova generazione, quindi speriamo nelle donazioni di tutti possiate aiutarci a comprare sempre più presidi innovativi per poter aiutare i nostri piccolini e le mamme. Sono circa 100.000 i bersaglieri attesi a Matera domenica 19 maggio in occasione del 67° raduno nazionale. Lo ha annunciato oggi nella città dei Sassi il presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, generale di brigata Ottavio Renzi. La sfilata su un percorso di 2,5 km si svolgerà con 60 fanfare, una delle quali con una pattuglia in bicicletta, e attraverserà alcune delle strade principali di Matera. Il raduno comincia però già oggi e fino a sabato prevede incontri anche nelle scuole, mostre, concerti, conferenze, presentazione di libri e un annullo filatelico speciale. E siamo allo sport, parliamo dei playoff di Serie C. Dopo aver eliminato il Rende, il Potenza domani sera affronterà la Virtus Francavilla nel match che deciderà l'accesso alla fase nazionale. Allora facciamo il punto con Luigi Santopietro. La rincorsa verso la Serie B è iniziata. 28 squadre per 2 posti, un mucchio selvaggio da cui usciranno le altre 2 regine che andranno ad aggiungersi a Virtus Entella, Pordenone e Juve Stabia. I playoff del Potenza sono iniziati col piede giusto. Un pari e una prestazione robusta contro il Rende per staccare il biglietto per il secondo turno del girone. Sotto a chi tocca? Andiamo a scoprire insieme come si evolveranno gli spareggi promozione in questa prima fase. Nel girone C nessuna sorpresa, coi risultati che rispecchiano i piazzamenti in classifica. Il Potenza
Potenza pareggia ed elimina il Rende, la Regina fa lo stesso col Monopoli, mentre la Virtus Francavilla, che sarà il prossimo avversario del Potenza, si sbarazza della Casertana. Le emozioni più grandi al Granillo, dove le gabbianelle del Monopoli spaventano i padroni di casa con Scoppa, poi Ungaro mette le cose a posto per la Regina. Dal match di Brindisi invece esce la sfidante del Potenza, che sarà il Francavilla, che elimina la prima big del torneo con un gol di Partipilo. La casertana di Pochesci chiude così una stagione fallimentare. Nel girone A l'unica vera sorpresa, con il Siena che saluta i playoff perdendo in casa contro il Novara, che passa il turno con questo gol di Cacia. Vanno avanti anche Provercelli e Carrarese. Nel girone B tutto secondo i pronostici, con Monza, Sud Tirol e Ravenna che eliminano rispettivamente Fermana, San Benedettese e Vicenza. Occhio alla fame del Monza di Berlusconi e Galliani, che vuole riscattare la finale di Coppa persa contro la Viterbese. Mercoledì squadre di nuovo in campo per il secondo turno, questo è il quadro. Nel girone A l'Arezzo da quarta sfida il Novara, la Provercelli ospita la Carrarese. Nel girone B entra la Feralpi Salò, che se la vedrà col Ravenna, poi Monza contro il Sud Tirol. Nel girone C debutto del Catania in una sfida di grande fascino con la Regina, mentre il Potenza se la vedrà col Francavilla. I tifosi rossoblù vogliono continuare a sognare. A Potenza proseguono i festeggiamenti per il nono centenario della morte di San Gerardo, tante le iniziative per la speciale ricorrenza, fra le quali la realizzazione di una maglietta. Sentiamo Rocco Romanelli. Nei comuni di Piacenza e Potenza proseguono le iniziative in occasione del nono centenario della morte di San Gerardo della Porta, patrono di Potenza, nato a Piacenza e morto nel capoluogo lucano il 30 ottobre del 1119. Nell'anno gerardiano numerose le manifestazioni nelle due città tra scambi culturali, musicali e sportivi. L'associazione San Gerardo della Porta ha ideato per l'occasione delle magliette con il logo ufficiale del nono centenario in tre colori, blu, verde e bordeaux, con disegni di Angelica Sileo. Un prodotto celebrativo unico presentato in una conferenza stampa al Pretoria Caffè che sarà possibile acquistare con un contributo di 15 euro. Una figura, quella di San Gerardo la Porta, poco conosciuta dagli stessi potentini. È brutto da dire, ma purtroppo è così. La maggior parte del popolo potentino non conosce la storia del nostro santo. E grazie a Dondino, che è qui questa sera con noi, al libro che ha scritto, alle ricerche che ha fatto, possiamo parlare di quella che è stata la vita di San Gerardo. Tra le altre iniziative, per omaggiare il nono centenario della morte del santo patrono, che cadrà il 30 ottobre di quest'anno, anche la realizzazione di un film sulla figura di San Gerardo. Eravamo partiti con un cortometraggio che volevamo realizzare, poi sempre Dondino e Pietro D'Araio si sono messi, hanno scritto un copione, hanno scritto, e adesso stiamo aspettando che si sbloccano un pochino alcune situazioni per partire con le riprese di questo film, che sarà, penso, l'evento che poi chiuderà tutto l'anno gerardiano. Potrebbe essere Richard Gere l'ospite di punta delle giornate del cinema di Maratea. L'indiscrezione circolata sul web. Lo scorso anno la decima edizione della Kermesse si era conclusa alla presenza dell'icona del cinema italiano Sofia Loren. Stando a quanto scrive Today, il colpaccio sarebbe già stato messo a segno. E così dal 23 al 27 luglio a Maratea potrebbe arrivare l'attore hollywoodiano apprezzato in tutto il mondo per aver vestito il ruolo di primo piano in pellicole entrate nella storia del cinema. Richard Gere potrebbe essere premiato nel corso dell'ultima serata della Kermesse del cinema a Maratea. Ed è tutto per questa edizione, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.